Buongiorno a tutti e grazie al Presidente Riccardo Carboni che tutti gli anni mi invita qui a questa commemorazione. Per me è un onore, un piacere e un dovere. Questa è la cerimonia che conclude un po', diciamo, la fase ufficiale di tutte le iniziative che vengono fatte in questi giorni in memoria della strage del 2 agosto 1980. Cercherò, non aspetto niente quest'anno, qui cercherò di essere molto breve. Allora, durante il discorso di Paolo Bolognesi, a un certo punto lui dice: noi testimoni, noi associazione, rispondiamo sempre quando, soprattutto nelle testimonianze con i bambini nelle scuole, perché noi portiamo la nostra storia a dei ragazzi, a dei bambini dalle elementari fino alle superiori. Quest'anno abbiamo incontrato circa 3.000 studenti e ci fanno sempre delle domande, anche a volte un po' molto forti, molto sincere, e ci chiedono: ma come fate? Ecco, Paolo oggi ha sottolineato un passo alla volta. Un passo alla volta sono 41 anni dalla strage, un passo alla volta sono 40 anni di associazione, un passo alla volta sono 40 anni di staffette. In questi 40 anni noi giorno dopo giorno, iniziando a credere che abbiamo visto uno spiraglio di giustizia e verità, perché è così che è nata l'associazione, proprio alla ricerca di giustizia e verità. La scelta fatta allora da Torquato Secci, da Paolo Bolognesi e altri familiari è stata una scelta molto difficile sicuramente, e ci hanno creduto, ce l'hanno trasmesso e ci abbiamo creduto anche noi. E dopo 41 anni dalla strage siamo qui per dire che è iniziato un processo molto importante, un processo contro i mandanti, un processo contro i finanziatori. Ma tutto questo non è stato fatto perché noi siamo i migliori, no? Noi siamo, forse in tutto questo siamo più deboli, persone a cui quel 2 agosto ha tolto veramente tanto, ha tolto abitudini, ha cambiato la vita e ha tolto il diritto di vivere, ma siamo andati avanti e abbiamo trovato nel nostro percorso, abbiamo trovato tante altre cose positive, tanti incontri che ci hanno aiutato ad andare avanti e a crederci, ma questo soprattutto grazie a voi, grazie alle istituzioni, grazie alle forze dell'ordine, grazie all'associazione, alle persone comuni che quel 2 agosto non erano lì, ma le persone che ci hanno aiutato e sostenuto tutti questi 41 anni. E quindi noi, se oggi siamo qui a poter raccontare questo, è proprio grazie a voi. Quindi io, a nome mio personale, ma a nome dell'associazione, veramente non possiamo dire altro che grazie. Noi portiamo... avanti con l'associazione anche il discorso della memoria, come dicevo prima, con le nostre testimonianze nelle scuole, con i nostri progetti, con iniziative che ci vengono proposte da tantissime associazioni, tantissime persone, spaziamo dall'arte alla cultura, alla musica, allo sport. E un'altra frase detta stamattina durante il discorso, che è stata riferita poi dal figlio dell'avvocato Giorgio Amposoli, è: più che le cose da scoprire, penso che bisognerebbe valorizzare quelle scoperte. Se almeno la metà dei cittadini italiani conoscesse un quarto di quello che è stato scritto e svelato su quelle vicende, saremmo una democrazia più vigile e matura. Non mi preoccupa ciò che non è stato ancora svelato o capito, ma quanto poco guardiamo all'esperienza che abbiamo vissuto. E secondo me è proprio da qui che noi dobbiamo partire, dando noi perché c'eravamo, voi perché ci sostenete, queste informazioni alle nuove generazioni. Lavoriamo su quello che abbiamo, perché se riusciamo a lavorare su quello che abbiamo, riusciamo a capire cosa è stato il passato, che cosa ha fatto il passato, riusciremo poi anche a ottenere
finalmente quella giustizia e quella verità che stiamo aspettando da 41 anni. Io qui volevo mantenere viva la memoria, mi viene fatto anche con le staffette, e voglio sprecare veramente due parole, secondo me molto importanti, per le staffette. Le staffette esistono da 40 anni, sono nate 40 anni fa attraverso quattro amici, si può dire quattro amici al bar, marciatori di Sesto Fiorentino che hanno fatto la prima edizione a piedi da Sesto Fiorentino a Bologna il 2 agosto. Da lì è nata una rete su tutto il territorio nazionale e non solo. L'anno scorso siamo stati fermi causa Covid, quest'anno l'abbiamo rimessa in strada, non come avremmo voluto, perché ci sono state delle difficoltà. Alcune staffette non siamo riusciti a farle, ma altre sì, ci abbiamo messo il nostro impegno. Abbiamo organizzato le staffette in 3 settimane, che di solito impieghiamo 5-6 mesi. Non è a capo di tutto questo, faccio tutto questo discorso perché è fondamentale, ma a capo di questo cosa c'è una persona che è venuta a mancare in quest'ultimo anno, che è Dante Negroni. Dante Negroni è stato il fondatore delle staffette e del coordinamento, e io gli vorrei veramente dedicare un pensiero, come voglio dedicare un pensiero a Fausto e Francesco, che quel maledetto 2 agosto 1980 erano in stazione per prestare un servizio pubblico alla cittadinanza. Grazie.